manifestazione dà spazio anche alla solidarietà. Gigante buono, UNICEF, un perfetto binomio anche in vista delle prossime festività natalizie. È un binomio ormai consolidato sul territorio, ma soprattutto abbiamo cercato, attraverso Coloriamo il Natale d'Azzurro, di dare un input a quella che è la città telesina. Attraverso le Proloco noi siamo riusciti a mettere intorno a un tavolo tutti quanti, e quindi si ci presenta con un cartello unico. Poi sono tante le iniziative che il territorio offre da scoprire, soprattutto un territorio da vedere, un territorio anche a livello paesaggistico da scoprire veramente. In questo momento di crisi, dal punto di vista economico, c'è ancora spazio per la solidarietà? Quanto sono solidali i cittadini? Dalla mia esperienza, che sono i cittadini quelli che rispondono veramente. All'assenza, a volte anche magari per non riuscire negli intenti da parte delle amministrazioni e da parte dei politici, che sono troppo distanti e troppo lontani da queste cose. C'è spazio per la solidarietà, noi stiamo raccogliendo tantissimo su questo territorio, proprio dalla gente che ci invita anche a continuare, perché secondo noi abbiamo intrapreso un percorso che su questo territorio porterà dei frutti, e se ne accorgeranno e se ne renderanno conto in tanti. Una cosa organizzata abbastanza bene, con i tempi ristretti, perché loro hanno avuto pochissimo tempo, ma veramente qualcosa di, e poi uno scenario incredibile. Il centro storico è bellissimo. Per lei che Natale sarà? Per noi sarà un Natale di dono, sarà un Natale ricco di un messaggio caloroso che noi vogliamo portare avanti con tutti questi giovani del Gigante Buono, un Natale che possa arrivare veramente a tutte le famiglie. Vogliamo ricordare ai telespettatori che non conoscono questa realtà che cos'è il Gigante Buono? Il Gigante Buono è qualcosa di, diciamo, negativo, che ha colpito un po' la mia famiglia, perché ho perso il primogenito di 22 anni in un incidente stradale. Da allora noi abbiamo cercato, attraverso l'amore e attraverso l'input dei giovani di questo territorio, di trasformare tutto in una bella favola. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents. Sbandieratori